già in copertura. Abbiamo detto la settimana scorsa che autorità è il potere che governa, sì? O esercita un controllo di fatto o di diritto. Diritto di decidere, o diritto di agire o di dettare delle leggi. Ha potere e legittimità l'autorità, soprattutto legittimità, è legittima, è qualcosa di legale, che non può essere tolta. Volevo ripetere così, perché parleremo sempre di autorità, voglio che sia capita di cosa stiamo parlando. Nella Bibbia ci sono delle promesse per i genitori che educano bene i suoi figli, ma anche ci sono delle conseguenze nei genitori che educano male. Per esempio, il figlio saggio, parla la Bibbia, che rallegra il padre. Un figlio saggio rallegra al padre, ma il figlio consentito umilierà la sua madre. Però dobbiamo sapere che ci sono peccati più delicati uno dell'altro, perché una cosa è educare, di disonorare ai genitori, quello è un peccato più delicato, più grave, no? Disonorare per parte dei figli, e però per parte dei genitori educarli male ha un'altra conseguenza. Sono due peccati diversi, che sono di diverse conseguenze uno dall'altro. Come dice Matteo 15,4, dice: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte, addirittura. Chi maledice i genitori sarà punito con la morte. Comparando i due peccati nel rapporto figlio-padre, vediamo che davanti a Dio ha delle diverse conseguenze. Provocare a ira al figlio può essere un abuso d'autorità soltanto. Se io provoco a ira al mio figlio, può essere un abuso d'autorità. Sì, ma solo può portare la conseguenza di sentire della vergogna e basta, rimane lì. Ma in Efesini 6,4 dice: cosa dice Efesini 6,4? Possiamo vedere? E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Esorta i genitori a educarli bene. Ma disonorare i genitori provoca la morte, anche se tutte e due sono peccati, non sono ugualmente gravi nelle conseguenze. Altri versetti di conseguenze, Proverbi 30,11. In italiano dice: c'è una razza di gente, che maledice suo padre e non benedice sua madre. In un'altra versione dice: generazione perversa, perversa addirittura. Poi dice: c'è una razza di gente, ma generazione perversa maledice suo padre e non benedice sua madre. E 30,17 dice un'altra conseguenza: il che mira, io lo leggo in spagnolo, il che mira a suo padre con disprezzo e se burla di sua madre anziana, merece che los cuervos le saquen los ojos y las águilas lo devoren. Terribile, è terribile disonorare i genitori. Come dice in italiano, l'occhio di chi si beffa del padre e non si degna di ubbidire alla madre, lo caveranno i corvi del torrente, lo divoreranno gli aquilotti. Perciò è estremamente grave non onorare, disonorare i genitori. Proverbi 20,20
leggo prima in italiano e poi in spagnolo. Chi maledice suo padre e sua madre avrà la lucerna spenta nelle tenebre più fitte. In spagnolo dice: al che maldice a suo padre o a sua madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Lámpara. In italiano dice lucerna, in spagnolo dice lámpara, lámpara, sì? E cosa è la lámpara? La visione. Ha a che vedere con l'occhio, no? La lámpara lo dice in Proverbi 20-27 cos'è? La lámpara è lo spirito dell'uomo. Questa è la lámpara. Dice lámpara de... la lámpara di Dio è lo spirito dell'uomo, il cui scruta tutti i recessi del cuore. In spagnolo dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Questa è la lámpara, lo spirito dell'uomo, la quale escudriña lo más profondo del corazón, scruta, investiga. Lámpara, lo spirito del corpo. O come l'ha chiamato Gesù? Sapete come l'ha chiamato Gesù allo spirito dell'uomo? A questa lámpara? L'occhio. L'occhio spirituale. L'occhio spirituale lo ha chiamato Gesù. E lo possiamo vedere in Matteo 6:22. Cosa dice Gesù di questa lámpara? Di questo spirito, spirito dell'uomo? Lo leggo in spagnolo o in italiano? La lámpara del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. La lámpara del corpo è l'ojo. Por eso, se tu ojo sta sano, tutto il tuo corpo sarà pieno di luz. Cioè, il tuo spirito sarà pieno di luce. Sì? E ancora in Luca 11:34 continua a parlare di questa lámpara. La lámpara del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tu, il tuo corpo è illuminato. E aggiunge, ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Perciò, se con l'occhio spirituale sappiamo guardare dentro noi, sapete cosa vedremo? Vedremo la luce con i nostri occhi spirituali, con la nostra lámpara che scruta, dice il Signore, scruta nello più profondo di noi, anche nelle viscere. Sarà pieno di luce, la luce Gesù. Perciò il nostro spirito deve accendersi con la luce del principio. Qual è questa luce del principio? Giovanni 1:1-4. Giovanni 1:1-4 dice così: nel principio, cosa era nel principio? Era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E dice il 4, in lei, cioè nella parola, era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce degli uomini, la lámpara, l'occhio. Noi possiamo essere pieni di luce con la parola. Ma con la parola, con la luce del principio, che è Gesù. La vita era quella luce spirituale, l'uomo naturale è nelle tenebre, cioè non vede la verità l'uomo naturale. Ecco, l'uomo naturale non può vedere la luce, cioè a Gesù, e neanche se gli accende la lampada fino a che le viene la luce rivelata. Perciò il nostro spirito, la nostra lampada, il nostro occhio deve essere acceso con la luce del principio. La vita
del principio, era quella luce spirituale che avevano gli uomini, ma nelle tenebre non si vede la verità. E ancora Proverbi 20:20, colui che maledice a suo padre o a sua madre se le spegnerà la sua lampada in mezzo delle tenebre. Non avrà la parola per vedere, non avrà la luce per camminare, se le spegnerà in mezzo delle tenebre. Allora, conoscendo noi paternità, il figlio maledice, se il figlio maledice, la lampada si spegne. Capendo paternità come madre, chiesa, e padre, genitori spirituali, pastori, sì? Questo matrimonio assegnato ad ognuno di noi, e giustamente per poter continuare a vedere questa luce accesa, però devo benedire e onorare i miei genitori spirituali per avere questa luce accesa. Dio è autorità e Lui funziona attraverso le autorità sulla terra. Come funziona attraverso con la sua autorità sulla terra? Come fa? Dio che è autorità, come funziona sulla terra con le autorità della terra? Come funziona? Con la sua mano operativa. Efesini 4:11-12, lo sappiamo cosa dice, ma lo vorrei rileggere. 4:11-12. E lui che ha dato alcuni, come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per i perfezionamenti dei santi, no? Nella Chiesa si usa di questi cinque ministeri per operare. Lui opera attraverso questi ministeri, perché Lui ha autorità e dà autorità nella Chiesa per poter, crescere, per poter essere istruiti nella parola. Per cosa? Per i perfezionamenti dei santi in vista dell'opera del mistero, e dell'edificazione del corpo di Cristo. Perciò lui aspetta che si onori e rispetti le autorità. Se ci sono degli sbagli da parte, se ci sono degli sbagli da parte dei pastori, dei padri, perché stiamo parlando di padri d'autorità, se ci sono degli sbagli da parte di un'autorità, sicuramente sono degli sbagli che noi non dobbiamo fare caso. In che senso? Loro se lo devono vedere con il Signore, ma noi non possiamo mormorare, di questi sbagli, non possiamo farlo, perché non possiamo giudicare un'autorità che Dio ha messo, non la possiamo giudicare, perché se ci si può spegnere la nostra lampada. Perciò è meglio non mormorare, non giudicare a questi padri della casa, sì? Perciò lo devo onorare, perché il Signore piace. Se lo fanno, si occuperà il Signore di loro. Molti sono in peccati, molti fratelli sono in peccati, in questo momento possono essere depressi, possono essere malati. Perché, come dice i Proverbi, la sua lampada si è spenta, sono rimasti nelle tenebre. Perché un giorno hanno maledetto i genitori, e se molte volte non ci sono fratelli in santità, perché hanno aperto la porta alle tenebre e non hanno lasciato che la luce di Gesù si apra nel loro cuore. E allora è successo che con Satana
Satana non ha rispettato l'autorità di Dio. Lui non si è messo con la santità di Dio, lui si è messo con l'autorità di Dio. Eh? E lui è stato cacciato, è stato nelle tenebre più fitte. Se lui non è nelle tenebre più fitte, chi sarà? No? Perciò, amen. Così possiamo adorare il Signore, ci mettiamo in piedi e lodiamo il Signore.